farina può avere un certo grado di setacciamento, quindi può essere di 0, 0, 1 e 2, e avere altrettante forza, W1, ok? Quindi può essere una farina poco o molto raffinata e avere un basso alto W o viceversa. Avendo queste conoscenze di base circa la farina, possiamo passare alla fase, diciamo così, di impastamento,